Ciao a tutti poracci, bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e in questo video torneremo, dopo tanti mesi di assenza, a vedere quali sono stati i miei ultimi acquisti in ambito videoludico, perché secondo me in questo periodo un po' triste, pieno di preoccupazioni, non c'è modo migliore di svagarsi che spendendo soldi in modo poco coscienzioso. Quindi, bando alle ciance, passiamo subito al succo del video, ma prima, ovviamente, lasciate un like se questo format vi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Iniziamo! Prendo i videogiochi, prendo i videogiochi. Abbiamo una bella pila di videogiochi abbastanza assortita e che spazia anche nel tempo e nei brand, nei marchi. Iniziamo subito con una chicca direttamente dal Giappone e dal passato. Abbiamo la prima edizione di Final Fantasy 3 per Nintendo, Famicom in giapponese. Questa qua è la prima release del terzo capitolo della famosissima serie di JRPG che non è mai uscito all'infuori dal territorio giapponese se non nel 2006, quando fu fatto un remake per DS. Questo perché, ragazzi, all'epoca il gioco uscì nel 1990, il processo di traduzione e adattamento a lingue occidentali era molto più lento rispetto a oggi. Difficilmente i giochi avevano delle release internazionali e quindi gli occidentali ri non ricevevano tutti i giochi. Tanto che pensate, il primo Final Fantasy uscì anche in Nord America. Il secondo e il terzo non uscirono, il quarto arrivò negli Stati Uniti d'America, ma fu pubblicizzato come Final Fantasy 2 per non far percepire lo stacco tra l'1 e il 4, e Final Fantasy 6 in realtà arrivò saltando il 5, ma fu commercializzato come Final Fantasy 3 per non confondere gli americani, ma poi in realtà facendo così confusero più o meno tutto quanto il mondo. Il gioco è in condizioni chiaramente da gamer, ora lo aprirò per farvi vedere quanto erano pucciose le cartucce del Nintendo versione giapponese. È completo di tutto, già detto, condizioni da gamer, si vede che è usato e invecchiato male. Abbiamo il libretto di istruzioni e tra l'altro è proprio un libretto old style, vecchia, vecchia guardia, vecchia maniera. Sembra quasi preso direttamente dallo schermo di un Game Boy. E abbiamo anche la cartuccia, che riporta il bellissimo artwork. Madonna, quanto erano belli gli artwork dei Final Fantasy fino a Final Fantasy, cos'è, 12? No, anche il 13 ce l'ha. Qualcosa di sensazionale e si unì, questo è un pezzo importante, si unisce alla mia collezione di Final Fantasy, che inizia a essere bella corposa e di cui vado molto molto fiero. Magari un giorno vi farò un video dedicato a tutti i pezzi di questo brand che ho in collezione. Chiaramente non è un gioco che andrò a giocare, ma mi faceva piacere avere una confezione così bella. L'autore degli artwork e del character design è Yoshitaka Amano, e il suo stile è inconfondibile ed è bellissimo. Ed è veramente una gioia agli occhi avere questo tipo di illustrazioni. E quindi, anche se non giocherò il gioco in questa versione, magari in una delle riedizioni più recenti, fa comunque piacere avercelo in collezione. Andiamo avanti. E seguitiamo con un Sealed, tra l'altro caratteristica che accomuna tantissimi degli acquisti di questo mini lotto che ho preso, ed è un Sealed che non aprirò perché è un gioco che ho già giocato e secondo me potrebbe acquisire un leggero valore nel tempo. No, ma non è tanto un fattore di valore, ma mi piace l'idea di avercelo in tonso. Ed è Metal Gear Solid Portable Ops, che è un titolo un po' controverso all'interno della saga di Metal Gear. Uscì per PSP, non fu il primo titolo della saga di Metal Gear Solid, anzi di Metal Gear, ad uscire su console portatile, ovvero su PSP, perché ci furono prima sia i due Metal Gear Acid, che però erano degli spin-off, delle sorte di giochi di carte molto fighi, ma che non sono canonici, e anche Metal Gear Novel, come una graphic novel che mi sembra ripercorreva la storia dei primi due capitoli. Questo invece è il primo gioco solid proprio e riprende sia a livello di gameplay sia a livello di narrativa esattamente dove si era fermata la saga su console fissa, ovvero su PlayStation 2 con Snake Eater. È un tentativo di miniaturizzare un gameplay ormai consolidato nel corso degli anni e ci riuscì solo in parte, perché comunque l'hardware era parecchio limitato
sia in termini di prestazioni tecniche, ma anche semplicemente la PSP aveva un solo stick, quindi era assai problematico poter muovere la telecamera liberamente in un ambiente 3D, in un action in terza persona, e quindi gli sviluppatori di Kojima Productions, che in realtà ancora non era Kojima Productions, si inventarono questa cosa di mettere anche una sorta di indicatore sonoro delle guardie per capire dove erano i nemici anche senza poterli vedere direttamente. È un esperimento curioso che riceverà dei seguiti che affineranno molto la formula ludica. Di sicuro non è il migliore, ma insomma bisogna averlo in collezione se si è fan di Metal Gear, e anche questo va a comporre una collezione che diventa sempre più corposa, la mia, e sono felice di averlo trovato sealed. Non so se si vede, ma la stripe della PSP è ancora intonsa e fa il suo effetto. Andiamo avanti. Passiamo alla Nintendo, è la console a cui sono più affezionato di tutte, ovvero il GameCube. Non dirò mai la GameCube perché per me il cubetto è maschietto, e abbiamo due giochi, uno sealed e uno non. Vi faccio vedere prima il sealed perché lo apriamo. È un gioco sicuramente minore, è uno sportivo, SSX Tricky, edito da EA Big, che era questa divisione di EA Sports pensata per i giochi un po' più arcade, un po' più cazzoni. In realtà questo qua è un gioco considerato bellissimo, non l'ho mai giocato ma mi ricordo le recensioni dell'epoca. È un multipiattaforma, quindi non è un'esclusiva GameCube, così come tutti i titoli EA, ed è sostanzialmente il secondo capitolo della serie SSX. In realtà non è un vero seguito, ma è più una sorta di remix del primo episodio. Intanto lo scarto, addio collezionisti. Ah, tanto lo scarto perché poi il cellophane era anche rovinato, quindi non aveva proprio senso tenerlo così. E dicevo, è semplicemente un remix del primo capitolo, presenta poche migliorie, tra cui l'aggiunta di due piste e un sistema di trick e poco altro, tanto che durante lo sviluppo il nome in codice era SSX 1.5. Vediamo al suo interno, abbiamo il mini disc coloratissimo del GameCube, supporto che costò caro alla Nintendo, abbiamo il libretto informativo anti-epilessia e il libretto di istruzioni, eccolo qua, con spiegazione di varie cose, varie dinamiche di gameplay, eccetera eccetera. Spero si veda qualcosa perché abbiamo la luce bella puntata addosso. Un libretto non trascendentale che però fa la sua porca figura, e dietro abbiamo anche la pubblicità dei giochi di Formula 1 di EA, imperdibile Formula 1 2002. Detto questo, sapete, il GameCube lo adoro e se possibile raccatto qualsiasi cosa. Questo ovviamente è triangolo blu, quindi questo significa che è una versione italiana, e infatti le scritte sul retro della copertina sono completamente in italiano. Un'ottima aggiunta alla mia collezione, ma non ci tenevo ad averlo sealed, anche perché probabilmente potrei anche provarlo direttamente su hardware originale. Andando avanti, invece un non sealed, ma sicuramente di maggior valore sia assoluto, monetario, ma anche emotivo, affettivo, abbiamo il quarto capitolo di Mario Party. Oh, il board game per eccellenza targato Nintendo. Questo era il primo episodio ad approdare su GameCube, con la trilogia originale edita su Nintendo 64. Di sicuro tra i primi quattro giochi è il meno raro, comunque non costa pochissimo, è versione completa, italiana, triangolo blu, come al solito. Eccolo qua, mette a fuoco la telecamera. Che dire di questo gioco? All'epoca fu accolto un po' tiepidamente, perché il grande problema di Mario Party è che sostanzialmente riproponeva sempre la stessa formula ludica senza innovare veramente tra un episodio e l'altro, e questo quarto capitolo, nonostante il salto generazionale, si incastrava nelle stesse dinamiche, e quindi la gente iniziava a dire Madonna che palle Mario Party. Io in realtà ci sono affezionatissimo perché è stato il primo Mario Party che acquistai. Vediamo il manuale, bellissimo come tutti i manuali Nintendo dell'epoca, a colori, pieno di informazioni, stradettagliato, come piace a me. È stato il primo Mario Party che ho giocato e spolpato a fondo, e ci sono straaffezionato. E abbiamo anche il catalogo delle uscite del GameCube al suo interno, oltre al foglietto illustrativo, ma che non ve lo faccio vedere perché è uguale a quello presente anche dentro SSX Tricky. Da questo lato abbiamo dei giochi assurdi come Star Fox Adventures, Super Mario Sunshine, Mario Party 4 e anche Metroid Prime, nonché Eternal Darkness, proprio a simboleggiare la solidità e la robustezza
di questa lineup del GameCube, console ingiustamente sottovalutata all'epoca, mentre qua abbiamo un po' di fuffa assortita multipiattaforma che comunque faceva piacere. Poi fuffa assortita, ci sono dei titoli di tutto rispetto. Finito l'angoletto Nintendo, possiamo passare avanti e andare da Microsoft, perché abbiamo la bellezza di tre giochi sealed, due dei quali non apriremo, e ora vi spiego il perché, mentre uno sì, lo apriremo. Passiamo prima alla coppia di giochi incriminati, così sealed, che rimarranno sealed. Due giochi sviluppati dall'eterna Rare. Sto parlando di Cameo Elements of Power e Perfect Dark Zero. Entrambi sono accomunati un po' dallo stesso destino, perché furono entrambi dei titoli di lancio della Xbox 360 e furono commissionati proprio da Microsoft per rendere esplosivo il lancio della sua nuova console, quando in realtà entrambi hanno alle spalle uno sviluppo molto travagliato. Infatti sono entrambi dei titoli pensati inizialmente su console Nintendo. Poi tra una cosa e l'altra, tra l'acquisizione da parte di Microsoft, tra il passaggio generazionale, sono sempre stati rimandati, hanno sofferto un sacco di cambi di sviluppo e insomma sono arrivati un po' zoppicanti quando uscirono. Cameo di sicuro è il prodotto uscito meglio dei due, è una sorta di action adventure in terza persona. Nell'ottica di Nintendo doveva essere più un gioco simile a Pokémon, per intenderci, mentre sotto le direttive di Microsoft si incupì un po' nei toni, perse tutto quell'aspetto collezionistico, tanto che per esempio il protagonista doveva essere prima una fatina, poi divenne un elfo per rendere tutto un po' più mascolino. Comunque viene ricordato per un gameplay un po' stortignaccolo, niente di che, ma a livello grafico fu un vero benchmark per la nuova generazione di console e fece la sua porca figura, perché aveva soprattutto una palette cromatica super colorata, con dei colori super vividi. Insomma, era un gioco dal forte impatto grafico e verrà ricordato principalmente per questo. Mentre Perfect Dark Zero è il secondo episodio all'interno della serie di Perfect Dark, ma in realtà è un prequel del primo, uscito su Nintendo 64, che fu un FPS seminale sia per quanto riguarda la campagna e lo sviluppo narrativo degli FPS in single player su console, sia per quanto riguarda il multiplayer in split screen. Questo gioco invece purtroppo è una mezza ciofeca, perché non riesce minimamente a raccogliere l'eredità del suo predecessore, ha tante idee buone, ma si vede che è un gioco che ha subito uno sviluppo travagliato ed ha un sacco di problematicità che erano evidenti anche all'uscita, ma i recensori non se la sentirono di affossarlo. La critica fu eccessivamente buona, con un titolo tutto sommato mediocre che aveva un sacco di problemi sia a livello grafico che di contenuti. Quindi diciamo è un episodio purtroppo da bocciare. Li lascio sealed perché sono entrambi presenti nella Rare Collection, ovvero la collezione di tutti i titoli della Rare disponibile su Xbox One, nonché su Game Pass, quindi perché sbustarli? Per il momento non avrebbe senso. Mentre andiamo a sbustare un gioco molto meno famoso, ma che mi ha sempre incuriosito, provai all'epoca la demo sullo store, meno 50% alla cassa, prezzo di 9,90, in realtà non so quanto ho pagato, forse avrò pagato 10 euro, ancora sealed, ed è Clive Barker's Jericho. Oh, chi di voi se lo ricorda? Penso soltanto i vecchietti, quelli un po' più rimbambiti tipo me. E non si tratta di un titolo in esclusiva, ma di un multipiattaforma, c'era anche per PlayStation 3 e PC. Si tratta di un FPS dei toni horror che mischiava occultismo, esoterismo, nazismo, c'era un po' di tutto, ed era un esperimento riuscito a metà, perché non era il classico FPS, ma aveva delle vellità di elementi di gameplay, di tattici, ok? Perché si comandava sostanzialmente questa squadra denominata Jericho, per l'appunto, che era composta da 7 membri,
e si poteva scegliere quale membro utilizzare in un determinato momento, e ognuno di questi membri aveva la sua peculiarità, aveva sia delle stat differenti dagli altri, ma in più ognuno aveva una mossa speciale, diciamo un potere particolare, che poteva essere quello di curare gli alleati, oppure succhiare l'energia vitale dei nemici, o lanciare delle granate particolari, eccetera eccetera. E si potevano anche impartire gli ordini ai vari componenti del team. Non è che fosse bruttissimo come in gioco, però me lo ricordo perché aveva una traduzione in italiano semplicemente scandalosa. Questo è il gioco in tutta la sua bellezza. Non so se è supportato da Xbox One X, andremo a provare. Sarò curioso di provarlo assolutamente. Abbiamo il libretto di istruzioni, edito da Codemasters, che penso sia defunta al momento. Il libretto è in bianco e nero, non presenta nulla di trascendentale. Abbiamo un numero dietro, un numero di telefono da chiamare assolutamente per ottenere dei vantaggi spaventosi, e possiamo entrare in possesso di trucchi come munizioni illimitate, successo automatico in missioni di sopravvivenza, rigenerazione rapida di salute, vabbè, teste minchiate che poi sono state sostituite semplicemente dagli acquisti in game e dalle microtransazioni. E questo è Jericho e vorrei tanto provarlo. Abbiamo dentro anche tanti libretti, tanta carta. Precisamente abbiamo altri codici bonus gratuiti perché volevano vendere qualsiasi cosa, ma anche la playlist Xbox 360 di Codemasters. Vediamo cosa presenta. Abbiamo Jericho, Turning Point, gioco dimenticato penso dai più, Rise of the Argonauts e il bellissimo Overlord. Comunque, fa piacere avere questa carta inutile dentro a un gioco di 15 anni fa. E questi ragazzi hanno tutti i miei acquisti, ma in realtà c'è un altro pezzo forte che ho già spoilerato su Discord e che non vi farò vedere questa volta perché gli voglio dedicare un video intero, va bene? Quindi il mio consiglio è quello di non solo scrivere nei commenti cosa ne pensate di questi giochi, se li conoscevate, se ce li avete o se avete fatto degli acquisti di recente, ma soprattutto di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video e soprattutto sul prossimo unboxing, perché vi racconterò di una delle periferiche più hot e particolari per PlayStation 2 e secondo me verrà fuori proprio un video figata, perché sarà sia puro intrattenimento, divertente, ma anche educativo, quindi insomma col Poro Michele avrete tutto, sia l'utile che il dilettevole. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Io sono il Poro Michele dalla quarantena, ciao.